Sì, Volevo salta, salta. lasciare direttamente a lei la spiegazione di quanto proposto al Consiglio Comunale, diciamo, su questo tema dell'attraversamento selvaggio, diciamo, che avviene, diciamo, culturalmente in maniera, più prepotente alla Dispoli piuttosto che in altre stazioni della linea. Sì, dunque io volevo fare innanzitutto salutare chi ci ascolta e chi ci osserva ovviamente in televisione, salutare te, la ragazza che è lì con te, e Buon Sonia se non sbaglio. pomeriggio. Salve, salve. E volevo fare una piccola premessa. Diciamo noi come consiglieri comunali in genere siamo chiamati ad osservare quello che succede nelle decisioni del palazzetto comunale, quindi i servizi per la città. Però siamo anche chiamati ovviamente a chiamare in ballo, se serve, coloro i quali esercitano sul nostro territorio situazioni quali la ferrovia che attraversa, che ovviamente non è il Comune di Dispoli, ma è la ferrovia stessa che attraversa tutto l'intero comune, ANAS che magari con l'Aurelia o altre situazioni, autostrade, quello che sia. E noi già tempo fa avevamo segnalato un problema con un ordine del giorno straordinario. In cui si parlava purtroppo della morte di un 64enne sull'autostrada, sull'Aurelia, e abbiamo proposto una mozione, quindi adesso ci stiamo studiando per fare delle proposte ANAS. In questo caso invece si parla di Ferrovie dello Stato e il problema ovviamente in fondo è simile, nel senso che la ferrovia alla Dispoli ovviamente la attraversa completamente all'interno proprio della città, quindi c'è un lato mare e un lato nord. E la ferrovia ovviamente è delimitata praticamente nell'arco della fascia della stazione, nei 200-300 metri precedenti e successivi, da un muro con una bella recinzione nel lato mare. Lato monti sono alcuni pannelli di cemento precostituiti e premontati e alcune recinzioni proprio così, semplici, semplici così in ferro di quelle che si montano. Ovviamente la morte di questa ragazza purtroppo ha risollevato un problema che noi pensavamo che avesse in qualche maniera sollecitato l'immediato intervento di Ferrovie dello Stato, cosa che a 2 giorni fa siamo andati a fare delle foto, siamo andati a vedere io con il presidente Emanuele Cacciola, siamo andati a fare delle foto sul posto e ci siamo resi conto che non solo non è stato riparato niente, ma è ancora più fatiscente di prima. Abbiamo trovato dei blocchi di cemento a terra, per cui sono dei passaggi in cui potrebbe teoricamente entrare anche una macchina, addirittura nemmeno le persone. E poi, dopo un paio di giorni, noi abbiamo fatto un'interrogazione nel consiglio che citavi prima, scusate se vi do del tu, io Sì. normalmente sono molto inglese su questo, do del tu a tutti. Quindi abbiamo sollecitato questo, diciamo, l'intervento del sindaco affinché si facesse portavoce dell'amministrazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato o chi per loro, affinché venissero sistemati questi muri di cinta e queste recinzioni. Cosa che allo stato attuale, quindi in questo momento, in tempo reale, poco fa non era ancora successa. E non solo, abbiamo visto cose che purtroppo in parte conoscevamo però, che nel lato mare, quindi la parte lato mare della stazione, addirittura lì il muro non è fatiscente, c'è un bel cancello e la gente cosa fa la mattina? Scavalca sto cancello, intanto rischiando e facendosi male anche col cancello stesso. E poi che cosa fa? Siccome siamo a 200-300 metri dalla stazione, attraversa una serie di binari che comunque, tra virgolette, sembrano binari morti, ma poi abbiamo detto prima, no, di fatto non lo sono perché spesso capita di vedere delle manovre su questi binari. E quindi il rischio è veramente reale. Nella parte lato monti invece, lì è proprio un colabrodo. Abbiamo delle foto che chiaramente abbiamo preparato perché noi stiamo per fare un esposto anche ai carabinieri, ovviamente, perché se dopo la sollecitazione del sindaco le ferrovie non provvederanno, andiamo dai carabinieri e faremo proprio una denuncia vera e propria, però non più una denuncia politica come abbiamo fatto in Consiglio Comunale, ma diventerà una denuncia reale. Quello che chiediamo che cos'è? Semplicissimo, che intanto vengano ripristinati tutti i luoghi a monte soprattutto, quindi venga rifatto un muro fatto bene. Tra l'altro, dimenticavo, l'altro giorno stavamo nella piazzola vicino al comando di Luigi, tra l'altro, c'erano dei bambini che giocavano a pallone, il pallone è andato dall'altra parte, loro sono entrati tranquillamente, i bambini hanno preso il pallone e sono tornati qua. A chi abbiamo detto, bambini, attenzione che lì passano i treni, ma tanto qui non passano mai, vabbè, tanto per dire, insomma, è rischioso anche per chi non deve andare a prendere il treno, oltre per chi va a prendere il treno, che in maniera, tra virgolette, responsabile sa di attraversare una cosa che non può fare, per Certo. risparmiare 200 metri di strada. Ovviamente questo